loro fanno ciclismo, tutti e due, e quindi sono appassionati e quindi adesso vorrebbero una foto. Daniel è un bel, senz'altro un bel gregario, un bel compagno di squadra per tutti, perché è un gran bel corridore. Non so, la prima impressione ti può dare tatuaggio per braccio, che uno è pazzo, no? Invece quando conosci bene Daniel è una persona molto umile e ragazzo molto bravo. Devo scegliere un amico durante la gara che sta in camera con me e sarà lui, perché ride, poi si scherza. Quando gli devo dire che deve stare zitto, sta zitto. Quindi... No, vabbè, poi parlando di oggi, giornate come oggi alla fine fanno bene anche per le gare future, nel senso quando vai davvero a fondo come oggi, che fai tanti chilometri anche cercando di spingere più che puoi per cercare davvero la fatica davvera. Che la fa, ti fa fare lo scattino in più, poi per Sanremo sai, quegli appuntamenti di un giorno dove davvero mettiamo il bollino rosso. Siamo nella prima parte di stagione. Per mio inizio stagione intendo le classiche, quindi corse monumento come la Sanremo, la Roubaix, il Fiandre. Chiaro che abbiamo già fatto delle gare, tanti allenamenti, parlo dell'inverno, dell'Australia con il Tour Down Under, però diciamo che dalla Tirreno Adriatico a Milano-Sanremo, grandi classiche del nord, questo rappresenta per me l'inizio stagione e qui siamo. Qui si mangia e si ascolta buona musica. Ragazzi, è dura, siamo quanto manca, due tappe, abbiamo già fatto le più lunghe, le più dure, oggi è una tappa piatta, però 190 km, still. Siamo quasi alla fine, quindi la fatica si fa anche sentire, ma... tutto sommato siamo in crescita. Race and then another race and race and race and race. Giornata per velocisti oggi. Buongiorno. We start on amateur level this team. Step by step, we create this project Borohansboro, and this, I think, I hope, one of the famous team in the world right now. Possiamo dire che ciclismo è come calcio, che è una squadra, però sì. Dietro c'è un sacco di programmazione, un sacco di investimenti, e quindi un sacco di energie, un sacco di aspettative. Il podio firma il turno di Daniel Oscar Borohansboro. Ognuno ha il suo ruolo e se riesce a fare il suo lavoro bene puoi fare molto più futuro come squadra, no? Come individualista. Quando è ora di fare i seri si fa i seri, quando è ora di ridere e scherzare siamo in piena sintonia, e questo è quello che in un gruppo tante volte fa la differenza. Sai, la gente torno che ti gode il risultato con te, che abbiamo vinto tutti, neanche vittoria non ti dà soddisfazione. Può essere successo di tutti e può essere successo di uno. Io preferisco quello successo con tutti. Work in the peloton, we waiting in feed zone. When coming guys, and sometimes we take from the guys extra clothing. After the feed zone we go for the finish line, step by step. The police is front peloton. We have everything ready for the rider. Thank you.
tanto dialogo prima delle corse. Durante la corsa poi anche certi movimenti in gruppo ormai si riescono a intuire e si riescono anche a trasmettere. Poi quando si è in alcune veramente situazioni delicate molto veloci quasi non si parla, quindi si reagisce molto a istinto e si cerca di capirsi al volo. E da un punto di vista di risultato magari le ambizioni sono sempre quelle, ovviamente, con un campione come Peter di vincere. Vogliamo sempre brindare alla fine della giornata con qualche vittoria. Non esiste un'unità di crisi da noi, non ci si ritrova, Peter dice quello che pensa e si va avanti seguendo un po' la sua realtà intellettuale. Il grande punto forte è che stiamo lavorando in una direzione che la vedo molto buona. Stiamo guardando il documentario, stiamo aspettando Peter e Daniel Oss perché dobbiamo intervistarli, dobbiamo coinvolgerli in questa nostra storia. Ciao! Ciao! Eccolo, va. Ciao! Eccolo. Ciao Peter! Ciao! 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 Ghetto vicino al bocciodromo. Oppure... Ma Daniel non lo conosco tanto, ma lo vedo da tanto tempo in TV e sicuramente è diverso, no? Dal solito corridore tutto un po' squadrato, tutto preciso. È molto importante secondo me per il ciclismo perché ci aiuta ad avvicinarci di più a questo sport, che altrimenti sembra basato solamente sulla prestazione, sui battiti, sui tempi, sui chilometri. Daniel ci dice che il ciclismo è anche qualcos'altro, è musica, è passione, è ribellione, no? With his own style, with his respect, and for sure with his super strong support for Peter or for other riders, he make his own brand in a bunch. Ultimate stage, hopefully some success today. He likes us too much. He wakes up in the morning and he needs to see us first. Like much time. Bello è il segreto di Daniel. Peter e Daniel si compensano non solo nello sport ma anche nella vita privata, vita di tutti i giorni. This is a win-win situation for both. Huh? Daniel know how important is Peter for him, huh? And also on a different way. Peter understand and know how important is Daniel for him. Probabilmente uno dei migliori gregari che esistono attualmente. Sa come si corre, soprattutto come in Belgio, momenti caldi, sa mantenere il gruppo calmo. Siamo stati compagni di squadra quando sono entrato in Liquigas 2010. Siamo stati come una coppia che facevamo bene, si teneva duro in salita, staccavamo velocisti, mi faceva molto spazio anche per creare la gara insieme. Io credo che il destino è già scritto e alla fine ci siamo trovati di nuovo qua in Borasgroe. Dovete considerare che il pullman è la casa del team dei ciclisti. Attenzione. Possono sfogarsi, possono ballare, perché è l'unico posto sacro che abbiamo. Cambiamo un hotel al giorno, una stanza al giorno. Ogni giorno ci sono fans da accontentare. Niente, adesso è difficile portarlo via, ma il pullman è l'unico posto realmente dove siamo sicuri. Le famiglie non possono entrare sul pullman, è la nostra casa, è la nostra chiesa. Oggi una gara cronometro, quelli di classifica o gli specialisti nelle gare cronometro che oggi hanno delle chance, hanno dei motivi per andare veramente a tutto, il resto essendo l'ultima tappa della gara ce la prendiamo con un po' di calma. Noi oggi abbiamo soltanto Bodnar che è un specialista nelle gare cronometro e Davide Formo che vogliamo fare l'ultima prova per avere i meccanismi, per avere tutto sotto controllo per quando arriva il grande appuntamento del Giro d'Italia ai primi di maggio. Parte, Oscar! Come la Oscar? Perché ci sono...
Adesso ci siamo trasferiti dopo la gara sul lago di Garda, qui in realtà siamo venuti per avere un momento tranquillo, nel senso che possiamo pedalare su delle strade abbastanza comode. Facciamo un giretto a sulle strade di Daniel Loos, poi vediamo la sua casa bellissima, ho sentito. Siamo vicini a Milano, quindi siamo già pronti per la prossima gara a Milano-Sanremo. Io ho camminato il lago di Garda, io sono una different person because it's sun, it's, you see the lake, and this is the refreshment you need after 6 days of racing full gas. Stiamo passando 2-3 giorni di ricarica con di un buon recupero anche di qualità. La Tirreno è stata dura, però abbiamo costruito tutto quello che serviva per andare forte. Quello che vogliamo è quello di non avere dei gran rimorsi a fine gara. Questo è l'importante di tutti, cioè nel senso, siamo forti, abbiamo le gambe, abbiamo la testa, vogliamo arrivare a un obiettivo. Ok, ci possiamo staccare, può succedere qualsiasi cosa, un problema meccanico, ok, però l'importante è arrivare lì con il coltello fra i denti e giocarsela, e poi il risultato, la statistica dice che arriva.